La moda è di moda, sfila all'Auditorium Parco della Musica di Roma e fa parlare di sé. La sala studio è stata il luogo d'incontro tra la giornalista Cinzia Malvini, conduttrice del programma Moda sulla 7, ed i direttori creativi del brand internazionale Valentino, Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli. Non si è parlato solo di vestiti, ma anche di comunicazione e del rapporto che la moda ha con i mass media per arrivare ai suoi consumatori. Fino a qualche anno fa, il mondo degli atelier e dei vertici dell'alta moda non si esponeva molto. Oggi non è più così e gli stilisti tengono molto all'immagine data dalla TV e dalla carta stampata. Perché loro sanno che la televisione continua a essere uno dei grandi mezzi per poter comunicare il proprio lavoro, quindi cercano, se prima anche i più timidi e sfuggenti cercavano di tenerci un po' lontani, oggi cercano invece di spiegarci al meglio, di essere più precisi possibile nel dettaglio per far capire, esattamente come questa sera dicevano Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri, l'importanza del lavoro, che altrimenti visto in televisione rischia un po' di appiattirsi. Quindi le spiegazioni, il perché delle location, delle scelte di certi testimonial o di certi abiti, è un lavoro che loro fanno con molta attenzione, direi un lavoro dovizioso, generoso, proprio per far passare meglio al pubblico lo sforzo, la passione, l'industria e l'impegno. Giornalismo di moda sì, ma secondo Maria Grazia Chiuri la televisione appiattisce il duro lavoro che c'è dietro le sfilate e non risalta il prodotto. Per il prossimo ed ultimo degli incontri è in programma l'intervista di Paola Cacianti del TG1 a Frida Giannini, direttore creativo di Gucci. Una serie di incontri, quelli promossi dalla provincia di Roma, che aprono le porte all'affascinante ed elegante mondo della moda.